Dunque, i futuristi iniziano il loro percorso, come forse tutti saprete, nel 1909 con il manifesto pubblicato sulle Figaro. Pubblicheranno manifesti per circa 20 anni, infatti l'ultimo manifesto conosciuto è nel 1929 ed è dedicato all'aereopittura. Discettano in questi manifesti un po' di tutte le questioni che li riguardano, quindi il teatro, la moda, le parole, la letteratura. E quindi, insomma, è proprio un mezzo manifesto per poter il gruppo esprimere quello che sono i suoi progetti. Questo dimostra la lunga longevità del futurismo, ma sappiamo molto bene che poi verso tra il 15 e il 16, che è la morte di Boccioni, comincia a sfaldarsi qualcosa. I primi manifesti, diciamo più o meno dal 9 al 13, sono manifesti disgregativi, cioè vogliono fare tabula rasa di tutto il resto, vogliono davvero distruggere tutto quello che c'è stato prima. Quindi il passatismo, Venezia, i musei, sono assolutamente in odio ai futuristi. Che cosa interessa ai futuristi in questa fase? Interessano solo alcuni temi, alcuni argomenti importanti. Uno è il movimento, però hanno a disposizione la pittura che naturalmente non è adeguata a mostrare il movimento in tutta la sua velocità. Questo è un dipinto del 10 di Carrà che appunto ci mostra il movimento del chiaro di luna. Proprio l'anno precedente, ricordiamo che i futuristi avevano scritto «Uccidiamo il chiaro di luna». Quindi, che cosa fa Carrà? Prende in esame il chiaro di luna, ma lo vede attraverso un lampione. L'altro tema che interessa i futuristi è quello dedicato alla città, alla metropoli. Boccioni aveva dipinto la città che sale, quindi questa città che monta, che si mangia tutto il terreno circostante, che diventa più grande, che è abitata da molte più persone, e questo è cosa mi ha detto il tram. Quindi anche il mezzo di trasporto come il tram, il treno, vengono presi in assoluta considerazione. Questo invece è un dipinto di Severini del 12 e naturalmente è Parigi che è la città di riferimento di tutti i futuristi. La cosa interessante qui è l'inserimento delle parole. Fino allora non si era mai visto, quindi è curioso come si intreccino queste possibilità. Cioè la parola è come un aiuto in più per poter capire la complessità della città. Questo invece è materia di Boccioni e qui c'è la simultaneità, il dinamismo e la scomposizione. È la madre di Boccioni in tutta la sua potenza fisica e però entrano e si sovrappongono al ritratto il paesaggio circostante, vedete, si vedono le tegole, i tavoli della strada, il balcone, e quindi è tutto insieme e contemporaneamente, sempre in questa logica della velocità che piace molto ai futuristi. Questo è un altro esempio di Severini sul movimento, qui si tratta di una ballerina. E vedete che man mano andiamo avanti nel vedere queste immagini che sono esemplificative, ho scelto questo gruppo di immagini ma avrei potuto sceglierne delle altre, si fanno sempre più rarefatti e sempre più astratti. Questo è Balla, che appunto poi con De Pero firmerà il manifesto futurismo, ricostruzione futurista dell'universo. E anche qui c'è il tentativo di dare movimento a una macchina che corre. Però vedete, sono sempre, diciamo, piuttosto inefficaci nel rendere la velocità, perché lo strumento non è quello giusto.
Questo è il vortice ed ecco che arriviamo a De Pero. De Pero è di una generazione molto più giovane rispetto ai futuristi che nel 9 hanno firmato il manifesto, ma viene accolto proprio nel 1915, quindi in un anno cruciale. Anche lui si mette a fare queste tentativi di movimento, questo è movimento di uccello e questo è guizzo di pesce, ma voi vedete che non c'è niente più di statico di queste due opere di De Pero. Un altro argomento che interessa moltissimo i futuristi in quel periodo è le parole in libertà. Marinetti scrive questo libello e vaticina che praticamente le parole non debbono più essere impaginate in maniera rigida sulla pagina del libro, ma possono avere una loro modalità assolutamente inaspettata. Schifa, insomma, schifa forse una brutta parola, ma insomma ha in odio, disprezza la punteggiatura perché dice che non serve a niente e quindi questo mette curiosamente questa modalità proprio di una innovazione in quello che è il linguaggio molto vicino a noi, perché se pensate alla tecnologia proprio ci fa, come dire, sorpassare il problema tramite i messaggi di una punteggiatura precisa, ma è tutto molto più veloce e contratto. Qui con Zhang Zhang Tum Tum è praticamente il tentativo di descrivere la guerra attraverso dei suoni, attraverso il sonoro. Zhang Zhang Tum Tum è lo scoppio di una granata, quindi non c'è più una descrizione, una parte descrittiva di un'operazione guerresca, ma semplicemente c'è una parola, anche questa però impaginata come se fosse uno scoppio vero. Ecco, questo è un altro tentativo di parolibera semplicemente per farvi capire quanto è diverso l'approccio della pagina editoriale. I futuristi lavorano anche insieme, facendo, questi sono un po' dei pastiche, dei divertissements. Qui c'è Marinetti che lavora insieme a Cangiullo, con Balla, e fanno un tentativo, questo appunto è il dinamismo delle colline di Adrianopoli, di descrivere un fatto di guerra. Qui, diversamente dal dipinto di Severini su Parigi che abbiamo visto prima, le parole Zhang Zhang Tum Tum vengono ritagliate, quindi c'è un tentativo nuovo che anticipa in qualche maniera il ready-made e tutta la ricerca Dada degli anni a venire, e praticamente lo fa diventare un tutt'uno con il dipinto. Questo che è il dinamismo invece di una serata futurista. Voi sapete che le serate futuriste erano per questi artisti la possibilità anche di comunicare in maniera mediatica con il mondo, e si mettono in primo piano, ci mettono la faccia. Infatti in questo dipinto ecco c'è proprio un primo piano di Filippo Tommaso Marinetti, perché sono ben consci di essere loro stessi la prima possibilità promozionale verso l'esterno. Dicevamo del 15 che è stato un anno cruciale. Finora abbiamo visto questo côté, questo modo di fare assolutamente denigratorio, decostruttivo verso tutto quello che era il passato. Però avviene il primo conflitto mondiale, quindi per quanto i futuristi facciano fatica a entrare in sintonia con il conflitto,
si occupano in realtà di altre cose, oppure quando se ne occupano, come vedremo, lo fanno in maniera inefficace, però è certo che il primo conflitto mondiale fa parte proprio della loro vita, irrompe nella loro vita. Quindi nel 1915, quando De Pero con il più anziano Balla firma questo manifesto, c'è una questione che riguarda la parola ricostruzione. Finora è stata vista come la possibilità appunto di partire dal nulla e costruire un qualcosa di futurista, di veramente futurista. In realtà la parola ricostruzione contiene in se stessa, proprio da un punto di vista, come dire, semantico, etimologico, l'idea di ricostruire qualcosa che non c'è più. Quindi si affaccia anche nel modo di fare dei futuristi, che fino allora era stato tracotante e sprezzante, il sentimento della nostalgia. Il perno di questo manifesto sono la costruzione dei complessi plastici, che sono delle macchine semoventi, si muovono, fanno rumore, e quindi in qualche modo De Pero e Balla cercano di costruire un qualcosa di diverso. Prima il movimento avveniva attraverso una pittura che di per sé è statica. Qui saltano in qualche maniera tutte le premesse per riuscire a fare qualcosa di assolutamente nuovo. In questi complessi plastici si utilizzano però materiali poveri, materiali di scarto. Nella sua sintesi, il futurismo è il primo movimento che elimina, che butta via tantissime cose, perché guarda avanti, guarda al nuovo. E quindi questi elementi di scarto però in qualche maniera sono accolti da De Pero e Balla per riuscire a fare questi complessi plastici, che oggi purtroppo non esistono più, proprio perché erano fatti con questi elementi che poi sono andati, insomma, sparendo. Abbiamo però alcuni bozzetti di De Pero dove spiega dettagliatamente che cos'erano questi complessi. Allora, ci sono delle manovelle, ci sono degli ingranaggi, ci sono delle strutture che appunto cercano il movimento e ancora di più la velocità. Ecco, questo sono, ve li mostro in maniera assolutamente esemplificativa, questa è una sorta di ombrello, e questo forse il più interessante, che riguarda un po' ricorda una mitragliatrice, dove spara fumo colorato, acqua colorata e anche luce colorata. Quindi, diciamo, è assolutamente come dire, di una grande contemporaneità, se pensiamo ad oggi e ai lavori degli artisti nostri contemporanei. Ecco, questa invece è una fotografia dello studio di De Pero a Roma nel 1915, dove sul fondo vedete appesi questi complessi plastici che assomigliano un po' anche alle macchine, non so, di Tinguely, ad esempio. Qui nuovamente De Pero ritorna alla questione della parola libera nella pagina, e questo è un esempio, ad esempio del campanello, ma ne fa addirittura una lingua nuova che chiama onomalingua, cioè il suono onomatopeico che si lega a una lingua nuova. Questo per esempio è Gioia ebete di pazzo, dove praticamente ci sono dei suoni che dovrebbero simulare l'idea appunto della gioia, che è un sentimento molto difficile da esprimere non descrivendolo. Questo è un fiume che corre, e quindi oglosciò, flutusciù, ciu, piu, piu, siu, viu, eccetera. Sono proprio onomalingue fatte per essere interpretate.
Ecco, e qui ho voluto mettere alcuni esempi di opere dedicate alla Prima Guerra Mondiale e alla loro inefficacia, cioè quanto la Prima Guerra Mondiale per i futuristi sia in realtà non rappresentabile. E difatti sarà una guerra che sarà rappresentata soprattutto attraverso la fotografia, cioè è la prima guerra che viene, come dire, monitorata attraverso le fotografie. Queste, come vedete, sono alcune parole, alcune sillabe messe a guisa di, come dire, elemento guerresco. Si intravedono alcuni monti e poi c'è questo deflagrare delle parole. Questo invece è un paesaggio dove si usano esclusivamente i numeri e i numeri diventano qualcosa per, come dire, giocare in qualche modo e farli diventare elementi artistici. Questo è Fucilate per vento e per notte, dove si usa addirittura uno spartito musicale, come se le fucilate fossero una musica. E questi invece poi sono dei tentativi, sempre nel 15, dove elementi come i numeri e le lettere vengono combinate insieme. Questo è Battaglia a Nove Piani, anche qui un tentativo di Marinetti, dedicato al grande futurista De Pero, di raccontare un'esperienza guerresca. Però vedete, è difficile che in qualche maniera interagiamo, ci emozioniamo, perché è un approccio assolutamente concettuale. E questi sono tre disegni a china di De Pero, e dove vedete l'élan vital, il vivere la propria vita velocemente, anche a prezzo appunto di perderla, diciamo non ci siamo più, perché questi soldati vengono effigiati come praticamente se fossero già morti. Quindi siamo molto lontani, che dire, da Goya, 8DX, coi disastri della guerra. Per i futuristi è una situazione, come dire, di imbarazzo. Avevano inneggiato alla guerra come sola igiene del mondo, ma poi improvvisamente, quando si rendono conto del suo significato, si impauriscono. Ecco, il primo a prendere posizione sulla questione della guerra e a prenderne assolutamente le distanze, e quindi a prendere anche le distanze dal futurismo stesso, è Carlo Carrà. Con Parlata su Giotto esce sull'Ambrosiano e decide che è ora di ritornare a vedere i pittori antichi, quelli della grande tradizione italiana, come appunto Giotto. Quindi si ispira a questo grande pittore e isola in questi fondali così bianchi, chiari, come se fossero delle icone, alcuni elementi che lui giudica ordinari. Ecco, questo, anche proprio del 1915, raffigura il bambino prodigio, che vedete piuttosto irrigidito come un automa prima della sua esibizione con la tromba. Quei lacerti che vedete alle spalle del bambino non sono altro che una locandina che era stata disegnata proprio da Carrà per Penazzo ed era un libro plaudente alla guerra. Quindi nel 15 cosa succede? Anche dopo una devastante esperienza come militare, decide di tagliarla, farla a pezzi e farla diventare una carta da parati alle spalle del bambino prodigio. Questo è l'ultima immagine, l'ultimo fotogramma, che in realtà si lega poi al primo dipinto che abbiamo visto, il movimento del chiaro di luna, perché tornano in ballo i romantici.
Carrà effigia queste tre persone che, secondo lui, rimandano a un romanticismo del passato, e sono il professore con la sua pergamena, il poeta col suo libro e l'anarchico col coltello, quindi in attesa di procedere a un evento criminoso. Poi c'è un piccolo bambino che in qualche modo rappresenta il futuro, rappresenta l'artista stesso che chiede, come dire, al futurismo e a un qualcosa che è un ritorno alle origini. Vedete, questi dipinti è molto arcaico, con una pittura molto magra, quasi naif, di in qualche maniera ricominciare da capo, andando verso però altri lidi. In effetti, dopo questo cruciale 1916, i futuristi, insomma, in qualche modo sciolgono il loro gruppo per poi, insomma, imboccare altre strade, e una di queste è appunto quella del ritorno all'ordine, ritornare nei musei per riappropriarsi della pittura com'era. E quindi da lì poi nascerà la pittura del ventennio, cioè che è durata durante l'arco del fascismo, quindi la pittura tra le due guerre, che appunto ha riguardato Novecento e Margherita Sarfatti, dove sono confluiti appunto la maggior parte dei futuristi, in primis Sironi e appunto Carrà. Grazie.